Una bella storia che arriva direttamente dal Casentino. Abbiamo in collegamento Francesco Belardi, promotore di questa bella iniziativa. Appunto, Francesco, ciao e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco. Grazie a voi dell'invito, ciao Maria Stella, ciao. Beh, con te parliamo della vendita di queste magliette di Radio Casentino, il ricavato è andato in beneficenza. Ecco, parlaci più nello specifico però. Allora, fondamentalmente noi siamo un gruppo di ragazzi più o meno coetanei che si dà un grande affare a livello sociale per il paese. Siamo tutti nati a Suppiano e quindi abbiamo un grosso legame territoriale. Alcuni mesi fa, nel momento in cui è venuto fuori la pandemia, i primi problemi specifici che sono sorti, siamo guardati un po' in faccia e abbiamo deciso in tre associazioni, l'Associazione Rievocazioni Storiche di Suppiano, gli amici, amici della Spesa e il Giano Viola, che è il Viola Club di cui faccio parte, di fare qualcosa. Questo qualcosa ha prodotto distribuzione associandosi un po' ai servizi comunali delle mascherine. Dopodiché ci è venuto in mente di fare il servizio di porta a porta per portare agli anziani, a chi magari aveva problemi di quarantena, le spese proprio materialmente a casa, andare a portare medicinali e quant'altro. Questa cosa quindi chiaramente ha bisogno di fondi e questi fondi successivamente è venuta un'idea a me personalmente, ritirando fuori su Facebook il vecchio logo della radio storica di Suppiano, che è Radio Casentino, nata nel 1976, una delle prime radio private della zona. Mi è venuto in mente, visto che io adoro tramite un mio amico fare magliette, loghi miei personali per quanto riguarda la mia attività lavorativa, ho deciso di fare questa maglietta e metterla un po' alla disposizione di tutti e con il ricavato, tolte le spese di produzione della maglietta stessa, darlo alla disposizione della Misericordia di Suppiano e per l'acquisto di derrate alimentari, abbigliamento, tutto quello che può servire in questo particolare momento a sostenere delle famiglie di persone del posto, del paese, sia di Suppiano che di Capoluna, per sostenere, ecco, certo. Per cercare di alleviare un po' quelle che possono essere i loro problemi. È un progetto che ha riscosso un grandissimo successo. Sì, io dico che il primo ordine che ho fatto erano 40 magliette, perché pensando agli amici più vicini mi sembrava già un numero, un bel successo riuscire a venderle tutte. Dico che ad oggi, l'ultima, guarda, l'ho spedita ieri a un signore di Asti e non so nemmeno il perché, come abbia fatto a avere questo collegamento, ne abbiamo vendute circa 310. Quindi 310 vuol dire superare abbondantemente i 2.000 euro di ricavato, abbiamo già fatto i primi acquisti e tra l'altro, come ti ripeto, non è una cosa nata e morta lì, io ho cercato a un certo punto di dire stop alle vendite, però purtroppo, per fortuna non è così e quindi io a questo punto ho deciso di continuare, nel momento in cui mi viene chiesta la maglietta, la ordino, la consegno, prendiamo i soldi, sono tutte una cassa che continuiamo a rimpinguare per ecco, fare questi tipi di andrà di avanti questa iniziativa. Come possiamo fare per contattarti e per richiedere la maglietta? Allora, io fra le tante cose che con altri amici faccio è quella di gestire la pagina, che tra l'altro Suppiano è un paese che ha poco più di 6.000 abitanti, io gestisco questa pagina Facebook che è Sei di Suppiano, Sei di Original. All'interno di questa pagina ci sono tutti i contatti, che poi tra l'altro non è altro che il mio cellulare, su WhatsApp, per avere nome, cognome e taglia della maglietta. Io al momento che la ricevo contatto e o distribuisco oppure possono passare direttamente da casa mia, coinvolto i miei genitori che sono pensionati, sono diventati i postini della situazione. Che spettacolo. Questa è una pagina che contiene a 2600 iscritti, ecco, io mi riferimento ai 6.000 abitanti, quindi è una pagina diciamo che è diventata un po' la bacheca del paese, presa un po' come punto di riferimento e è servita anche per diffondere questa maglietta, perché a chiunque la comprava io chiedevo di farsi una foto, messa la foto è diventata una cosa virale, nel senso la voglio anch'io, voglio anche aiutare tutti i commercianti di Suppiano e Capoluna, li voglio ringraziare, che è una gran parte di loro
ha partecipato. E infatti noi stiamo vedendo, Francesco, proprio le immagini di queste persone, tutte con queste magliette, ed è bello vedere che così molto tante bello, persone abbiano accolto questa, abbiano sposato questo progetto per fare del bene alle persone che hanno più bisogno. Sì, diciamo che la nostra è una comunità che da questo punto di vista è molto attiva. Siamo un bel gruppo, però questo gruppo che diciamo, è quello che accende la fiamma, poi diciamo il resto... Ho un amico nel Viola Club che ha coniato un hashtag, a noi ci riescono così. Cioè, ogni volta che facciamo qualcosa fortunatamente il risultato è ottimo e questo ci dà una grande soddisfazione perché... Chiaramente siamo tutta gente che si lavora, io faccio l'artigiano, oggi in questo momento mi trovo a Firenze, quindi di tempo da dedicare a volte lo dobbiamo proprio andare a cercare col lumicino, però certo. Tutto questo ci riempie il cuore, ci fa sentire bene, orgogliosi di appartenere a questa comunità e orgogliosi di poter dare un piccolo contributo, perché chiaramente non è che risolviamo alcunché, però già il fatto... di dire ci siamo, cioè anche a livello morale penso che sia un bel aiuto. Sì, anche perché tante goccioline formano il mare. Grazie Francesco davvero per essere stato qui con noi quest'oggi. È stato un piacere conoscerti e far conoscere ulteriormente questa straordinaria iniziativa. Grazie davvero. Grazie a voi e saluto a tutti. Buon lavoro. Noi a questo punto ci andiamo a godere lo spuntino di Ilaria Vanni, tutto dedicato alla moda uomo.